Una buona mattina dagli studi di Telegenova e ben ritrovati con il nostro appuntamento con Teniamoci Compagnia. Ci faremo compagnia per l'appunto dalle 10.30 che scattano in questo momento sino alle 12. Tanti i temi di cui parlare, ovviamente. Tanta, tanta sanità con la campagna vaccinale che sta proseguendo anche in Liguria per quanto riguarda la fase cosiddetta numero 2, quella relativa agli over 80, con tante richieste che sono pervenute, tante prenotazioni negli ultimi giorni, per quelli che sono gli ultimi dati a disposizione, fino alla giornata di ieri addirittura 30.000 arrivate sia attraverso il sito sia attraverso il numero verde messo a disposizione dalla regione. Ricordiamo che domani è un'altra giornata importante perché verrà aperta la possibilità di prenotare anche agli over 80. Per il momento la prenotazione rimane a disposizione di over 85 in poi, e ovviamente poi verranno messe a disposizione anche le farmacie. Ancora si cerca invece un accordo per i medici di base, che saranno poi fondamentali per proseguire con la campagna di vaccinazione anche per quanto riguarda gli under 80 in questo senso, e poi gli under 55 che avranno a disposizione i vaccini AstraZeneca. Sono davvero tanti i temi, parleremo anche di territorio, anche di politica, quindi l'invito davvero a restare con noi per una puntata molto ricca. Partiamo però dal tema proprio della campagna vaccinale. In questo senso introduco l'ospite che ci ha raggiunto, il primo ospite di questa mattina, Sergio Migliorini, che è segretario di FNP Liguria, intanto di fatto la Federazione dei Pensionati della CISL. Grazie per essere con noi questa mattina. Grazie per l'invito e buongiorno a tutti. Una campagna che è partita con numeri imponenti in termini di prenotazioni. Per il momento ci sono, ovviamente è fondamentale in questo senso, Migliorini, che la comunicazione funzioni nella maniera più fluida possibile tra regione e tra gli stessi pensionati, gli over 80, che in questo momento sono, come dire, prioritari per quella che è la campagna vaccinale. Voi eravate usciti con un comunicato stampa in cui chiedevate delle risposte ad alcune domande che molti dei vostri iscritti vi ponevano. Siamo davvero alla prova del 9 a questo punto. Come vi sembra siano andati questi primi giorni? Ci sono state delle difficoltà, ci sono state anche delle sorprese forse positive, però in questo senso. No, diciamo che gli strumenti messi a disposizione pare funzionino bene, quindi si procede. La nostra denuncia era più rivolta al fatto che, avendo svolto un incontro in regione lunedì scorso, in cui fra le possibilità di accesso erano previste anche le farmacie e i medici di famiglia, nella prima fase in cui le persone, proprio quelle più anziane, hanno accesso alla prenotazione, è evidente che o hanno capacità, fra virgolette, tecnologiche, o si devono avvalere di qualche parente, ma se sono soli e non sanno usare un computer, resta solo la via telefonica, mentre probabilmente quella della farmacia e del medico di famiglia andavano regolate prima, perché entreranno in gioco, credo, giovedì questi due accessi, andavano normati prima in maniera che all'apertura ci fossero tutte le possibilità che venivano messe sul piatto. Poi abbiamo scoperto appunto venerdì che i medici di famiglia e le farmacie ci avevano detto che sarebbero stati parte del gioco, sarebbero entrate dopo perché non erano stati raggiunti gli accordi con le associazioni di categoria. Allora abbiamo fatto fra virgolette, questa rimostranza rispetto al fatto che noi comunque abbiamo una presenza anche con le altre organizzazioni sindacali sul territorio molto estesa, con sedi presenti praticamente ovunque, ed è chiaro che il pensionato la prima cosa che fa o va dal medico di famiglia, ma i medici di famiglia in molti casi hanno inviato SMS dicendo che non esisteva ancora nessun accordo per cui le persone non ci andavano, o molti si sono riversati nelle nostre sedi per chiedere informazioni. Le informazioni che noi avevamo dato prevedevano delle cose che poi in effetti non c'erano. Quindi C'è si ancora un po' di tratta discrepanza. di un sincronismo di informazione, per cui noi ci siamo anche messi a disposizione, però è evidente che se a noi le informazioni non arrivano
in tempo reale rischiamo di dare a nostra volta delle informazioni fallaci. Ecco, in questo senso ci sono anche alcuni dati che possiamo provare a commentare assieme. Sui numeri che sono arrivati fino a ieri, il 72% sono arrivati attraverso la prenotazione, dunque attraverso il sito. Questo lascerebbe intendere o appunto che questi anziani abbiano una certa dimestichezza con i mezzi o più probabilmente forse che siano stati supportati da parenti o amici nella scelta. Un 28% attraverso dunque il numero verde che rimane per questa categoria chiaramente una soluzione. Lei dice chiaramente il primo pensiero del pensionato può essere recarsi dalle figure di riferimento che sono le farmacie, che almeno da quelli che sono i dati che fornisce la regione dovrebbero partire domani. Sui medici di base c'è un po' più di ritardo, vi rincontrerete dunque con la regione per ridiscutere di queste vostre proposte? Ah, certamente, noi abbiamo già concordato con la regione un primo incontro di verifica sull'andamento della campagna vaccinale per i primi di marzo. Noi abbiamo un tavolo aperto con la regione come confederazione e sindacati dei pensionati, proprio perché la Liguria, essendo la regione più anziana del nostro paese, forse d'Europa, merita di essere focalizzata questa categoria sociale. E quindi, dicevo, ai primi di marzo faremo un punto sui primi 15 giorni e a metà marzo, una cosa che sembra non entrare nel gioco, ma poi vedremo che poi tutte le cose si incastrano, avremo un incontro sulla non autosufficienza, perché le persone non autosufficienti, chiaramente scritto che non devono prenotare, che saranno contattate e assistite a domicilio. Queste sono le informazioni che arrivano. Ma non c'è solo la vaccinazione per gli non autosufficienti, ma c'è anche poi tutto un discorso che riguarda la sanità che si struttura sul territorio e non solo negli ospedali. C'è il problema delle cronicità, c'è il problema dell'assistenza domiciliare, quindi affronteremo tutti questi temi con una disponibilità che fino a oggi da parte della Regione c'è stata. Dicevo, a parte questo incidente sui vaccini, che spero sia un caso che non si ripete, gli altri temi invece sono proprio di sistema. Sì, di portata generale, che rimangono esatto. Anche dopo un'eventuale per campagna vaccinale. Già due tavoli sono stati fissati e l'obiettivo è quello di procedere anche sulle altre cose che dicevo, quindi domiciliarità, cronicità e RSA anche, perché non dimentichiamoci che le RSA sono in fase di vaccinazione, se ormai finale. Sono state nel primo blocco. Certo. Sono state nel primo blocco, però sono i luoghi dove abbiamo avuto probabilmente il maggior numero di decessi, quindi una situazione che va monitorata anche a prescindere dalla situazione. Assolutamente, e dal nostro punto di vista va anche cambiata. Nel senso che i criteri di accreditamento dell'RSA devono essere più stringenti e più fatti in modo diverso da come sono adesso. Perché in molti casi, ad esempio, le figure del direttore sanitario non sono adeguate al compito. Quindi si tratta di riqualificare ulteriormente un settore che tra l'altro dovrebbe essere quello di ultima istanza. Perché se noi aggiungiamo un pezzo di assistenza domiciliare, più manteniamo a casa le persone anziane e più tardi probabilmente avranno accesso all'RSA. Ed è un circuito virtuoso che stiamo cercando di innescare, su cui la Regione ci ha dato disponibilità, vedremo. Insomma, è stato un tema molto caldo quello delle RSA e se ne continuerà giustamente a parlare. Le approfitto della sua presenza, Migliorini, per chiederle anche una battuta sulla notizia arrivata di fatto da poche ore di un avvicendamento alla segreteria proprio nazionale della CISL con Anna Maria Furlan, che lascerà spazio a Giorgio Sbarra con un po' di anticipo. Luigi Sbarra, lapsus, con un po' di anticipo rispetto a quelle che dovevano essere comunque piani in qualche modo già stabiliti. 6 anni e mezzo sono un periodo piuttosto lungo, piuttosto importante. Che giudizio si sente di dare all'era, possiamo chiamarla così, Furlan? 6 anni e mezzo, e io direi che 6 anni e mezzo, nel senso che non sono stati semplici, sono stati anni molto complicati.
L'ultimo mezzo soprattutto di questi sei, però insomma anche gli altri. L'ultimo anno soprattutto, perché stiamo compiendo praticamente il compleanno del Covid nella sua, nel suo sbarco in Italia. Nel suo sbarco in Italia. Niente, c'è una regola che proprio lei stessa ha voluto fosse introdotta, della durata massima in carica per il segretario generale di 2 anni, di 2 mandati, che vuol dire in totale 8 anni, e quindi ormai avvicinandosi la scadenza, credo che ognuno una abbia, transizione pacifica abbia, la possiamo comunque chiamare. Ricordiamo che l'ultima transizione in CISL non era stata particolarmente pacifica. Sì, non era stata molto molto gradita, l'abbiamo visto e sentito, ma credo che sia stata invece la salvezza della CISL, ecco, proprio detta spassionatamente, perché ha continuato a mantenere l'organizzazione su binari di serietà, di correttezza e di soprattutto di ricerca di quel dialogo sociale che sarebbe quanto mai necessario in momenti di questo genere. E per Luigi Sbarra sicuramente un inizio in salita, lo possiamo dire, non sarà facile, ma ci auguriamo che Non sarà facile, soprattutto perché si sommano due fattori. Oltre alla pandemia, che già di per sé sarebbe sufficiente, c'è tutta la discussione in corso col governo sulla scadenza del blocco dei licenziamenti e del rinnovo degli ammortizzatori sociali, che se non dovesse avvenire al 31 di marzo probabilmente avrebbe effetti devastanti in termini di licenziamenti, proprio di posti di lavoro persi. Quindi c'è l'aspetto, fra virgolette, clinico, ma anche l'aspetto economico, che si sommano in questo caso. E noi ne riparleremo sicuramente. Speriamo anche che con, non sia la con tempesta perfetta. Ce lo facciamo questo augurio sicuramente. Grazie davvero a Sergio Migliorini per essere stato Grazie con noi. Grazie a voi e buongiorno a tutti i telespettatori. Tanti temi, come vedete, si toccano e si accavallano, anche quello della sanità, quello dell'economia, parleremo anche di questo, ci fermiamo solo per qualche minuto con Teniamoci Compagnia, davvero, rimanete con noi.